Ciao, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamoci insieme questo nuovo video. Seguitemi. Ciao a tutti. Voglio fare questi filoni con due tipi di farina, vedete la petra macinata a pietra di tipo 1 e il farro, farina di farro del Molino Cipolla. Miscelo le farine, poi faccio un'autolisi che conoscete già, la classica autolisi. Ho bagnato bene bene le farine con una buona parte di acqua. Ho preparato la pasta madre spezzettata, questa volta voglio usare anche una puntina di malto. E passato il tempo, passata la mezz'oretta di autolisi, faccio girare in planetaria, finendo di inserire l'acqua che è rimasta. Naturalmente io ho messo 360, ma volendo, potrebbe anche variare a seconda della farina che usate, eh. Ci metto il sale, 8 grammi presso a poco, e poi ci metto anche una punta, proprio meno di mezzo cucchiaino di malto. Visto che me lo trovo, ce lo metto. Porto ad incordatura 10-15 minuti presso a poco, e poi faccio queste pieghe così sul piano di lavoro. Ecco qua. Ok. Intanto avevo preparato una ciotolina, un contenitore che ho oliato, ci ho messo un po' d'olio. Ci metto dentro l'impasto, lo tengo una mezz'oretta così a temperatura ambiente e poi lo metto in frigo per 7 ore, quindi l'ho tenuto in frigo tutta la notte. Ed eccolo qua, scusatemi, ho dimenticato di fare la foto come al solito. L'ho tirato fuori la mattina, l'ho tenuto un'oretta a temperatura ambiente e ora procedo con il primo giro di pieghe. Ok, tra un giro e l'altro di pieghe. Aspettiamo mezz'ora, copriamo con la ciotola, lo lasciamo rilassare a temperatura ambiente e poi facciamo un altro giro. Io qui ho fatto soltanto due giri perché l'ho visto che è lievitato molto bene, però se necessario vanno bene anche tre giri, eh. In questo caso due giri bastano. Qui ho accelerato un pochino, quindi lo faccio riposare ancora 30 minuti e poi procedo. Lo divido in due perché voglio fare due sfilatini, due filoncini piccolini. Ho diviso ad occhio senza pesare, non importa. Quindi allargo un pochino, se volete potete fare anche due pagnottine, va bene. Questo è, fate un po' come volete, come meglio credete. Allora, piego così, cerco di attaccare bene per non far rimanere i buchi dentro. Ecco qua. E chiudo bene così, pirlo un pochino sulla pietra. Ok, metto anche un po' di semola e poi preparo anche l'altro. Non vi voglio annoiare, quindi ho accelerato un pochino il video. Mi aiuto sempre con un po' di semola, poca. Scusate se ho messo i guanti. Ecco qua.
Adesso questi devono lievitare ancora, diciamo 2 ore, però sapete che i tempi sono relativi. Io li metto a lievitare dentro, senza cestini, dentro un telo dove ho messo la semola. Li metto così con la chiusura sopra. Ci metto parecchia semola per non farli attaccare. E ci metto in mezzo il telo, così si sorreggono uno con l'altro, però se avete i cestini della stessa misura usateli. Ecco qua. Ok. Adesso li coprirò. Mettiamo ancora semola. Sono molto morbidi. Il farro è così, rimane molto morbido. L'impasto, dicevo. Li copro così e li metto dentro il forno con la lucina, il forno spento con la lucina un pochino accesa perché oggi si è abbassata un po' la temperatura. Eccoli qua, pressappoco 2 ore, pressappoco, perché regolatevi naturalmente con le vostre temperature. E una volta pronti, una volta lievitati, questa è la seconda lievitazione, e il forno naturalmente sta già a temperatura, l'ho messo a 250 ma poi l'abbasso subito. Guardate, faccio così, giro il filoncino sul dorso, sul braccio, e poi mettendolo così, vedete, la chiusura è andata sotto. Ecco qua, ho sistemato tutti e due i filoncini. Ci metto ancora la semola, l'ho messa anche sotto la carta per non farli attaccare. Adesso, se vogliamo, facciamo un leggero taglio perché sono morbidissimi. E poi ho deciso di farlo dentro. Dopo 5 minuti che abbiamo infornato, apriamo velocemente, vedete, stanno già gonfiandosi. E ci ho fatto i tagli direttamente nel forno, altrimenti potete anche non farli. Ecco qua, vedete, si stanno gonfiando. Io ho messo la funzione con 2 getti di vapore. Ho lasciato a 240 per una ventina di minuti, poi ho abbassato perché non volevo farli venire troppo scuri. Vedete, sono venuti biondi, quindi ho abbassato 220 e 200. Ed eccoli qua. Io direi che sono venuti molto bene, poi li vedremo dentro, li faccio raffreddare un pochino e vado a tagliarli, ad aprirli. Io direi che sono molto carini e molto belli anche dentro. Guardate l'interno. Vedete, ci sono tanti alveoli, anche se qualche buchino, forse perché non ho chiuso tanto bene, però è bello e profumato. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.